Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Matteo Salvini risponde al Presidente del Consiglio che l'aveva paragonato a Eccebombo, il film di Nanni Moretti, dove il protagonista dice vado, non vado, dove mi si nota di più, se vado o non vado. Ecco, aveva fatto questo paragone visto che Matteo Salvini aveva detto prima aspetto l'invito di Conte, l'invito non arriva, quando l'invito è arrivato ha detto non ci vado perché ho altri impegni, no? E Salvini dice, io come Eccebombo, mi fa piacere che Conte abbia un buon umore, io non credo ci sia niente da ridere, io porto le proposte degli italiani in difficoltà. Così il leader della Lega Matteo Salvini, ospite all'Aria che tira sulla 7, commenta le battute fatte ieri sera dal Premier, dice... Io aggiungo al suo posto, avrei ben poco da ridere. La vita reale si occupa di scuole e lavoro, non di battute cinematografiche. E poi interviene Matteo Salvini anche su Toninelli. E dice: su autostrade un balletto squallido sulla pelle dei morti. E aggiunge: è falso quello che dice Toninelli. Io non mi sono mai opposto. Ho sempre detto: se ci sono gli estremi si revoca, se non ci sono gli estremi si proroga. Sono loro che da 2 anni non decidono cosa fare. Lo dice Matteo Salvini a Radio Anch'io commentando il parere della consulta in merito alla revoca delle concessioni di autostrade. Parlando poi con i giornalisti di fronte a Palazzo Chigi durante il flash mob leghista di protesta per le code autostradali in Liguria, Salvini ha aggiunto: non è possibile che ci siano pezzi d'Italia ostaggio dei litigi tra PD e Movimento 5 Stelle. Decidessero cosa fare dei ponti, delle ferrovie, delle autostrade, dei porti e degli aeroporti. L'Italia ha bisogno di correre, di viaggiare, di costruire. Vogliamo un paese pieno di gru e cantieri, ma in maniera intelligente, possibilmente senza costringere a fare 7 ore di coda. Il modello c'è, è quello, di Genova. Quindi, in effetti Matteo Salvini non ha mai detto no alla revoca del ponte, no, alla revoca delle concessioni autostradali. Lui dice: per me va bene se ci sono le condizioni, se no bisogna prorogare. Quali sono le condizioni? Se lo Stato non ha i famosi 20 miliardi da pagare come clausola per lo scioglimento del contratto anticipato, dice: se abbiamo questi soldi, revochiamo e paghiamo, ma se non ci sono, non possiamo fare altro che prorogare. E poi soprattutto, a chi diamo queste concessioni? C'è qualcuno in grado in Italia di gestire la rete autostradale? Ah, c'è ANAS. ANAS non è in grado di gestire la rete autostradale. Guardate che Atlantia è un'azienda gigantesca con esperienza sulla rete autostradale. Ovviamente, come io ho sempre detto, gran parte della rete autostradale è ormai obsoleta, no? Obsoleta, come diceva, no? Il fidanzato della figlia di Lino Banfi in un film, Occhio Malocchio, Prezzemolo e Finocchio, cioè, voi siete obsoleti, no? Ecco, a parte questa parentesi, la rete autostradale, ponti soprattutto, viadotti e gallerie sono obsoleti, cioè hanno finito il loro tempo di vita e quindi non c'è manutenzione ordinaria o straordinaria che possa comunque sostituire la ricostruzione di un ponte. Vanno tirati giù e ricostruiti i ponti e i viadotti, quelli che hanno superato un certo tempo di vita, perché alcuni ingegneri li considerano già pericolanti. Quindi non è questione Atlantia, Benetton, concessioni, è questione che non vogliono mettere a fuoco, che bisogna rifare gran parte dei ponti. Il costo è spaventoso, ovviamente non è una qualcosa che ambiscono i politici perché non è elettoralmente parlando conveniente, non conviene a nessun partito mettersi a rifare i ponti perché non ci si sta con l'elettorato, nel senso che non porta nuovo elettorato. E quindi nessuno dice quello che dico io, ma continuano a parlare di manutenzione ordinaria. La manutenzione straordinaria non può sostituire il ponte che deve essere rifatto. Nessuna manutenzione straordinaria può sostituire un ponte, un viadotto che deve essere tirato giù e rifatto da capo, non c'è nessun tipo di manutenzione che la può sostituire. Quindi, secondo me, il discorso è molto, ma molto sterile. Matteo Salvini poi aggiunge che su autostrade è un balletto
squallido e vergognoso sulla pelle dei genovesi e anche sui morti del ponte. Facciamo, dice, facciano, no, più che facciamo, facciano. Se il PD vuole prorogare e i 5 Stelle vogliono revocare, l'importante è che agiscano perché stanno bloccando opere pubbliche in tutta Italia. Stanno bloccando decine di miliardi di euro, stanno rallentando la vita di tutto il paese. E poi aggiunge, siamo qui a chiedere a nome di milioni di lavoratori italiani, non solo in Liguria, ma pensiamo alle code nelle Marche, nel Lazio, in Calabria, di sbloccare cantieri, riaprire cantieri, togliere quello che sta bloccando, sequestrando, angosciando milioni di lavoratori, dice il leader della Lega e annuncia, stamattina ho incontrato Toti, denuncerà e chiederà un risarcimento danni al governo a nome dei cittadini liguri. L'esecutivo attacca il leader della Lega, che sta tenendo in ostaggio un'intera regione, fa bene, ha tutto il sostegno mio, dice. Poi Conte aggiunge in merito all'incontro con il Premier, io inco lo incontreremo la settimana prossima, le nostre proposte sono ferme in Parlamento da settimane e sono pronte, se il governo vuole le può applicare nell'arco di 15 minuti senza caffè o tartine, aggiunge il leader della Lega riferendosi ovviamente al caffè e tartine di Villa Panfili. Il fatto che si incontrerà Conte con le opposizioni, io credo che sia Giorgia Meloni che Salvini saranno molto duri nel rispondergli. Questa volta io vedo un comportamento diverso di Matteo Salvini, è cambiato. È cambiato o è sempre stato così e prima cercava di tenere un atteggiamento diverso? Perché è finita l'era dei bacioni. Ti offro una birretta. Adesso Matteo Salvini risponde a tono a tutto e a tutti. E secondo me il modo corretto è questo, più che inviare i bacioni che prima poteva sembrare simpatico. Dice, guardate, Matteo Salvini ha una capacità di incassare gli insulti di gran parte dell'Italia in maniera gentile, manda bacioni, offre birrette, ma probabilmente quello non è l'approccio giusto con una certa massa di persone rabbiosa contro di lui. La massa di persone rabbiose va contrastata rispondendo a tono ad ogni sciocchezza che gli viene rivolta contro. Quindi l'atteggiamento ultimo di Matteo Salvini, secondo me, gli porterà la Lega a risalire nei sondaggi. Secondo me questo è l'atteggiamento giusto, quello di rispondere a Conte, a tutti, con le parole giuste, ma attenzione, però Matteo Salvini risponde a tono, ma non offende, non insulta, non va sul piano personale come fanno tanti quando insultano la Meloni, lui, vanno proprio sul piano personale, non bisognerebbe mai andare sul piano personale, ma Salvini, bisogna criticarlo come politico, non come Matteo Salvini. Giorgia Meloni va criticata sul piano politico, non come Giorgia Meloni che abita in via Tal dei Tali. No, quindi tutta la diatriba politica deve confrontarsi sul politico che viene rappresentato da una persona, ma non sulla persona in sé. Questa è una differenza fondamentale. Quindi il modo di fare che ha Salvini adesso lo vedremo, nei prossimi sondaggi. Quanto sarà incisivo? Diciamo che molti elettori della Lega si sono spostati a Fratelli d'Italia. C'è stato un travaso di voti, come un bicchiere che si è un po' svuotato per riempirne un altro. Diciamo che Forza Italia è rimasta più o meno con gli stessi numeri dei sondaggi, però c'è stato proprio un travaso all'interno del centrodestra. Comunque sono voti che sono rimasti sempre nel centro destra, diciamo che i due schieramenti sono abbastanza ermetici, anche se molti dei 5 Stelle sono un po' ballerini, un po' a destra, un po' a sinistra, quindi gli unici che si muovono sono quelli dei 5 Stelle tra schieramenti, ma da PD, Lega, lì si muovono solo dei senatori in cerca di lavoro, ma non l'elettorato che non è in cerca di lavoro
votando alle politiche non cambia schieramenti come fanno i cambi di casacca. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale. L'iscrizione è gratuita, siamo anche nella pagina di Facebook Tele Italia, dove trovate tutti gli stessi video presenti su YouTube che potete assolutamente condividere con chiunque voi vogliate, in internet e fuori da internet. Grazie e buon proseguimento di giornata. Arrivederci.